In questi giorni di reale maltempo, con un fine settimana di condizioni climatiche proibitive, siamo stati a trovare presso la caserma dei vigili del fuoco del distaccamento di Termoli il capo reparto e capo distaccamento di Termoli a Santa Croce di Magliano, Gianfranco Galuppo. Da lui abbiamo ricevuto i dati dei reali danni che ha causato il maltempo dell'ultimo fine settimana in Basso Molise. In 2 giorni sono stati fatti 20 interventi per alberi pendolanti, su sede stradale, rami che si riversavano su passaggi pedonali, traino autovetture. È il problema ormai vecchio e ripetitivo dell'allagamento nelle solite zone, il Sinarca che si gonfia dal fiume Ciattelo diventa il Po, è veramente una cosa È vero, assurda. questa è E una la cosa zona di che... Rio Vivo è appena rientrato il caposquadra, la squadra partenza di Termoli per allagamento. Signore, non potevano uscire davanti a casa a mezzo metro d'acqua, ma purtroppo lì la situazione la sappiamo, rimarrà sempre, persevererà, perché le abitazioni sono più basse del livello del mare. Ma lì, al di là dei fenomeni estremi, in molte situazioni, anche con fenomeni non arrivati a questo livello di questi giorni, comunque è drammatica, perché puntualmente si ripetono le stesse cose, ma è normale, le abitazioni a ridosso del mare, allo stesso livello. Una qualsiasi mareggiata porta di tutto. Ormai questi, gli eventi atmosferici sono questi, sono prevedibili, non esiste più quella, diciamo, quella cosa L'intermedio. tranquilla, esatto, ormai si passa da un eccesso all'altro e sono tutti fenomeni estremi, purtroppo, e quindi ci troviamo coinvolti con mancanza di personale perché non è che possiamo fare il massimo del massimo, tutto quello che sono rientrate anche persone in aiuto, però gli interventi sono stati tanti, ci sono stati circa 60 interventi tra alberi pericolanti, rimozione neve dai tetti e traino autovetture e qualche mezzo pesante. E quindi una sessantina di interventi in 2 giorni è un bel numero, insomma, sostanzioso. Campitello Matese, dove è chiusa la strada provinciale, c'è un nostro presidio di sicurezza, diciamo, perché devono far evacuare le persone che stanno su a Campitello, perché non fanno salire, sono 2 giorni che è chiusa la provinciale. Si prevedeva la riapertura, invece no, hanno continuato per una questione di sicurezza causa probabili slavine. Infatti c'è stato un versamento di neve, non diciamo una valanga, ma un versamento di neve su parte della provinciale e hanno dovuto liberare, e infatti c'è le persone che scendono a senso unico, alternato, qualcuno che può salire da San Massimo, e stanno evacuando perché comunque hanno tenuto chiusi gli impianti, tutto.